Ecco, al premio Simpatia 2021 anche l'Oropo Michele Affidato è presente. È veramente emozionante, è stato bello di percorrere tramite i nostri gioielli quella che è stata poi l'evoluzione del gioiello dall'antica Magna Grecia ai nostri giorni. È stato bello comunque spiegare, far vedere quello che facciamo, il percorso di evoluzione del gioiello e quello che per noi significa, la grande responsabilità di portare avanti comunque, di farci portavoci di quella che è la nostra cultura, la nostra tradizione, la nostra storia. Quindi non può che essere un onore essere presenti qui in casa nostra e farci testimoni di questa grandissima e bellissima tradizione. E con i nostri microfoni non abbiamo il padre Michele Affidato, ma abbiamo il figlio, sì. Anche lei intraprende il lavoro di papà. Sì, purtroppo non è potuto essere presente, ho fatto i reveci questa sera, io sì, sto prendendo la strada di mio padre, sono orafo scultore, sono in azienda, produco insieme a lui, progetto insieme a lui, insieme stiamo cercando di costruire un qualcosa in sinergia ed è bello, è una cosa che è sorta poi spontanea, cioè, ho seguito una mia forma mentis, ho studiato tantissimo per fare quello che amo, per fare quello che noi facciamo in azienda tramite l'Istituto d'Arte, l'Accademia di Belle Arti, Brera, tantissimi studi che mi hanno portato poi ad apprezzare ancora di più questo lavoro, questo mestiere bellissimo. Quindi per me è un grande piacere avere mio padre come maestro, oltre che come esempio, e ovviamente un grande anche input, un grande stimolo, quello di cercare di fare sempre meglio. Ovviamente speriamo anche solo la metà, a me basterebbe, però l'intento è quello di continuare su questa strada e prendere in mano quello che mio padre ha creato.